Io non so cosa si siano bevuti quest'anno quelli dell'Automobile Club del Monaco a organizzare una roba del genere. E siamo arrivati il giorno prima, ci hanno bloccati, noi non possiamo accedere con l'auto alle zone spettatori che sono a chilometri e chilometri a piedi, che quindi è impossibile raggiungere a meno che uno non cammini tutta la notte. Quindi adesso stiamo per studiare un piano di sopravvivenza. In qualche maniera l'abbiamo ancora ben salvata. E quindi rimanete con noi perché probabilmente quest'anno ne vedremo delle belle. Ci sta. Siamo riusciti in qualche maniera, purtroppo avevo la GoPro spenta, a fare autostop, a farci caricare da una signora. Gentilissima, che ringraziamo. Siamo riusciti ad arrivare all'auto che è qua dietro in un nanosecondo. Ci siamo evitati tipo 5 km. Sì, no, 3 chilometri. 3 km a piedi. E Tanta adesso roba. così riusciamo tranquillamente ancora ad andare al parco assistenza. Easy question, easy. Yeah, very easy. What? Yeah. Really? Oh, okay. Thank you. Yeah, the last one. The last one? Yeah. To win it. It's the last one. Yeah. Thank you. I want to thank you all my sponsor Subaru for having a great car. Thank you. Thank you to my fans. Thank you. Merci, merci. Ci è capitata una roba assurda, perché eravamo lì che stavamo aspettando l'ingresso delle auto nel parco assistenza. Ci hanno fermato tre dell'Automobile Club di Monaco facendoci una semplice domanda. Tre piloti francesi che avevano vinto nelle edizioni passate al Rally di Monte Carlo. Io ho risposto al volo e ho vinto. Prego, la nostra valletta qua ci farà vedere con una diapositiva la locandina ufficiale di quest'anno firmata dai piloti. Abbiamo riportato a casa la Gioconda, signore, ce l'abbiamo fatta. E adesso mangiamo un boccone veloce e poi andiamo diretti alla prova di domattina. Adesso siamo riusciti a trovare una piazzola in cui fermarci per la notte e dormire. Domattina, prima prova della domenica, l'Avre au Salonnais.
scena vale tutto il video. Alla fine effettivamente, tirando un po' le somme di quello che è stata la giornata di oggi, è partita malissimo e io non riesco ancora a capire come funzioni la macchina organizzativa dell'Automobile Club di Monaco, perché ci hanno fermato decisamente prima anche già solo dello start, che noi eravamo arrivati alle 23 di venerdì sera e la prova incominciava al sabato alle ore 8 e la strada doveva chiudere alle 5 del mattino di sabato, quindi c'era scritto ovunque, compresi i cartelli della strada, che in teoria la chiusura era alle 5 e noi invece ci siamo già trovati a strada sbarrata. Dopodiché abbiamo trovato altra gente su in prova che invece ci hanno detto che loro sono riusciti, nonostante fossero arrivati alle 2 di notte, ad arrivare praticamente quasi allo start con l'auto. Dopodiché, da dopo lo start ci dovrebbe essere stato un 4 km vietato il pubblico, era pieno zeppo di gente per chilometri. Sì, è stata una cosa assurda personalmente. No, tutti gli anni oramai rimane sempre più un terno all'otto capirci qualcosa con questa organizzazione. L'importante è che anche quest'anno è uscita su un'edizione della Madosca, perché è di nuovo stata un'avventura che ha meritato il viaggio di nuovo. Come? Tutto a posto? Domattina l'ultima pro... Ho sbagliato a dire. Domattina, prima prova della domenica, ore 7, la Breol Salonet. Buonanotte. Buongiorno. Buongiorno amici. La Breol Salonet, ore 7, meno... Sono le precisamente le 6 e 10. 6 e 10, quindi tra neanche un'oretta ci sarà già la prima vettura. Noi ci stiamo appropinquando alla nostra zona, speriamo di vedere qualcuno, temperatura circa 3 gradi. Sì. I prati comunque non so come, ma sono praticamente gelati. E qua noi stiamo andando alla cieca. Buonissimo, punto arriva. Esatto. Quindi adesso ci troviamo un buon punto dove vedere ancora l'ultima prova della domenica. Beh, la prima prova della domenica. E l'ultima prova per noi di quest'anno, di questo monte. Yeah.
e noi guarderemo ancora un paio di vetture, dopodiché incominceremo a incamminarci verso casa, che la strada è ancora abbastanza lunga e anche quest'anno il Monte Carlo non ci ha delusi, nonostante la giornata di ieri all'inizio, che è stata abbastanza traumatica, però tutti gli anni è sempre un'avventura. Quindi non perdetevi il prossimo video, supportate il canale lasciando un like, iscrivendovi, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Ciao!